Ben ritrovati dalla redazione sportiva di News24.it, 26esima giornata del campionato di Lega Pro Girone C. Vola il Lecce, Corsaro in Calabria, al Foggia lo scontro diretto con il Matera, Virtus Francavilla inarrestabile, cadono Fidelisandria e Monopoli, buon pari per il Taranto in Sicilia. Nel dettaglio i risultati. Catania-Taranto 0-0, Paganese-Messina 2-0, Siracusa-Melfi 3-1, Fondi-Monopoli 1-0, Avibo-Valencia-Juve-Stabia batte Vibonese 1-0, Virtus-Francavilla-Cosenza 1-0, Catanzaro-Acragas 1-0, a Reggio Calabria-Lecce batte Regina 2-1, ad Andria-Casertana batte Fidelisandria 2-0, Foggia-Matera 3-1. In classifica comanda il Lecce con 55 punti, segue il Foggia 53, Matera 49, Juve Stabia 48, Virtus Francavilla 45, Cosenza e Fondi 38, Fidelisandria 37, Catania e Casertana 36, Siracusa 35, Paganese 30, Monopoli 29, Messina 27, Taranto 25, Catanzaro e Acragas 24, Regina 23, Vibonese 19, chiude il Melfi con 17 punti. Per quel che riguarda il campionato di Serie D si è disputato il 24esimo turno, pari per Trastevere e Nocerina, vittoria casalinga per il Bisceglie, cade ancora il Gravina, buon punto per il San Severo, risorge il Madrepietra Daunia. Nel dettaglio i risultati. Herculaneum Francavilla 2-1, Agropoli Trastevere 2-2, Picerno Gravina 2-1, Madrepietra Daunia Sintia 3-0, Anzio Potenza 2-0, Bisceglie Manfredonia 3-2, Città di Ciampino San Severo 2-2, Nocerina Nardò 2-2, Vulturio Nero Gelbison 2-1. In classifica comanda sempre il Trastevere con 54 punti, seguono Bisceglie e Nocerina 47, Nardò 42, Gravina 41, Gelbison 39, Anzio 33, Manfredonia e Francavilla 32, Vulturio Nero 31, Picerno ed Herculaneum 29, Potenza 28, San Severo 27, Agropoli 21, Madrepietra Daunia 19, Città di Ciampino 17, chiude il Sintia con 16 punti. In eccellenza è andata in scena la 23esima giornata, successi per le battistrada Cerignola e Bitonto, cade il team Altamura, ancora un pari casalingo per il Barletta, punto esterno per l'Unione Calcio Bisceglie. Nel dettaglio i risultati. A Vieste, Audace Cerignola batte Atletico Vieste 4-0, Barletta Novoli 1-1, Casarano Team Altamura 3-0, Gallipoli Otranto 0-0, a Faggiano Avetrana batte Hellas Taranto 2-0, Noicattaro Molfetta 0-0, Galatina Unione Calcio Bisceglie 1-1, a Trani Bitonto batte Vigor Trani 1-0. In classifica resta in testa l'Audace Cerignola con 54 punti, segue il Bitonto a 50, Team Altamura 48, Casarano 46, Atletico Vieste 35, Barletta 34, Otranto 32, Unione Calcio Bisceglie 29, Noicattaro 27, Galatina 26, Novoli 23, Gallipoli 22, Avetrana e Molfetta 20, Vigor Trani 18, chiude l'Hellas Taranto con 15 punti.